Ciao a tutti, so che stavate aspettando con ansiosissima questa recensione perché ve l'ho un po' messa peposa. Nei due episodi di Cartoon Joe in questo video andrò a parlare anche della principessa mancante, quale sarà, lo scoprirete vedendo questo video fino alla fine oppure andandovi a recuperare i video di Cartoon Joe che vi lascerò sopra nell'info box alla fine del video, ma anche forse qua sotto. Il libro che vi porto oggi è inerente al mondo Disney e fa parte di quella collana uscita proprio quest'anno che ha come tema centrale i classici Disney e un eventuale plot twist all'interno della storia di base, della trama di base, e si chiama questa collana Twisted Tale, Riflessi di Elizabeth Lim, appunto della collana Twisted Tale edita Giunti. Questo chiaramente è il plot twist di Mulan e ve ne avevo già parlato in maniera breve e sintetica nel wrap up TBR di inizio mese. Attenzione, questo video contiene spoiler. La nostra storia inizia dopo l'attacco degli Unni, quando avviene la valanga, veniva ferita Mulan e questa ferita portava conseguentemente alla scoperta del suo sesso, quindi del fatto che lei fosse una donna. Invece in questa storia a essere ferita non è Mulan, ma è Li Shang, che si butta per difenderla dal colpo di spada di Shan Yu durante appunto la battaglia sulla montagna. Quello ferito è Li Shang ed è ferito in maniera praticamente mortale. Tutti lo vogliono abbandonare, ad eccezione di Mulan e dei suoi tre amici. Mulan si prende cura di lui in quanto è consapevole di essere la causa della sua ferita, fino a che lui non si ritrova letteralmente in fin di vita. Una notte, la notte decisiva nel quale Li Shang sta vivendo le sue ultime ore di vita, Mulan si sveglia e vede il fantasma del padre di Li Shang al suo capezzale. Quest'ultimo si accorge che Mulan sveglia, anzi Ping, che Ping è sveglio perché nessuno sa che lei è Mulan, ci parla e capisce che comunque a Ping sta molto a cuore la sopravvivenza del suo capitano e gli manda lo spirito guida della famiglia Li, che è una sorta di leone, dragone, insomma, anche loro hanno una specie di drago, non proprio un Mushu, ma una cosa un po' più imponente, che la porta nell'aldilà in sostanza, dove Li Shang è in attesa del giudizio nei confronti della sua anima. Qua ci ritroviamo in una specie di inferno dantesco, nel quale ci sono pene del contrappasso, ci sono dei livelli. Mulan, per un motivo o per l'altro, viene scaraventata all'ultimo livello e deve risalire. In qualche modo deve uscire, fa un patto con il re degli inferi e con l'anima di Li Shang per fare in modo che lui sopravviva questa notte. Entro l'alba deve riuscire a salvare tutti. In questo viaggio Mulan scoprirà tante cose di se stessa, in particolare scoprirà tutto quello che avrebbe scoperto di botto durante la battaglia finale con gli Unni, con Shan Yu e il salvataggio appunto della Cina. Inutile dirvi che poi ovviamente Li Shang viene salvato, tutto riprende il suo corso, insomma, da lì poi le cose comunque funzionano e vanno avanti, nonostante Ping rimanga Ping. È un bel plot twist secondo me, non c'è niente da dire, è una cosa originale. Penso che tutta la linea sia originale a questo livello, perché altrimenti si andrebbe a intaccare non solo la storia del film Disney, ma anche magari la leggenda vera e propria di Mulan, o comunque le fiabe da cui vengono tratte le varie storie. Sono curiosa di leggerne altri. Questo mi è sembrato un bel plot twist che esce decisamente dal tema centrale del film di Mulan, anche se il personaggio di Mulan diventa in questo romanzo decisamente più introspettivo, molto meno d'azione e molto più di introspezione. Ha modo di mettersi alla prova con se stessa, con il suo riflesso, e da qua appunto il titolo, secondo me. La canzone centrale del cartone di Mulan, la canzone che canta lei, è Riflesso, quindi ci sta che venga usato questo concetto dello specchio, di confrontarsi con se stessi come tema centrale della storia in sé. È appunto questo confronto con se stessi che rende il personaggio di Mulan molto più introspettivo, molto più alla ricerca dei propri pregi e dei propri limiti, di quello a cui lei è più affezionata. Notiamo degli aspetti che vengono un po' bypassati nel cartone per dare più spazio ad altre cose che magari costituiscono una parte fondamentale per la trama del cartone. Vediamo per esempio una cosa banalissima, ma che viene percepita nel cartone solamente sul finale: la nostalgia verso la sua famiglia, verso il suo paesino, verso la sua città.
detta il profondo disagio provato fin da piccola nel sentirsi fuori posto, nel non sentirsi conformata alle altre sue coetanee. Vediamo anche l'attaccamento verso la nonna. Scopriamo che Mulan non ha effettivamente bisogno di un guardiano, non ha effettivamente bisogno di una guida, ma l'unica guida ce l'ha attraverso di sé. Questo fa di Mulan ancora una volta uno dei personaggi secondo me più forti della storia della Disney. Il fatto che sia un viaggio alla Dante, quindi come se fosse l'inferno dantesco, a me ha intrigato tantissimo, soprattutto perché non si rifà propriamente alla Divina Commedia, chiaramente, perché sarebbe un po' fuori tema, ma si rifà principalmente al folklore cinese, ed è una parte culturale su cui io non mi sono mai soffermata. È un argomento secondo me interessante da affrontare attraverso un romanzo leggero come può essere questo. Il folklore cinese traspare dalle divinità, traspare dalla concezione del di là stessa che si ha, da questo signore delle tenebre che potrebbe essere un parallelismo magari con un Ade, per dire che fa i patti con le anime, fa i patti con gli esseri umani, insomma è sempre un po' quella figura lì. C'è sempre questo concetto di redenzione, ci sono vari gironi nel quale ci sono delle pene per contrappasso, ma che richiamano sempre un po' la cultura cinese. Dopo aver letto questo romanzo mi sarebbe piaciuto approfondire, quindi non è detto che io non legga qualcos'altro, qualche altro romanzo più che altro, che abbia come base di trama la cultura cinese. Anzi, se avete dei suggerimenti per me, fatemi sapere qua sotto nei commenti, perché non sono molto ferrata. Un altro degli aspetti che salta fuori è l'amore adolescenziale che prova Mulan e l'insicurezza che ha nei confronti di una cosa che, per la concezione che ha del mondo, trova prettamente femminile. Lei non vuole perdersi via dietro a un ragazzo, però allo stesso tempo è sempre più consapevole, mano a mano che il viaggio prosegue, che la relazione tra lei e Shang non è solo pura amicizia, ma si sta trasformando in qualcosa di più. Mulan stessa teme che una volta usciti dal mondo dell'aldilà lui si dimentichi tutta l'esperienza, si dimentichi anche che lei gli ha rivelato la propria identità, anche perché tra Ping e Shang, dato il parametro dell'epoca, poteva anche non esserci questa gran relazione, anche se si sa che nella leggenda di Mulan c'è una sorta di relazione tra il capitano che si innamora di Ping. Non lo so bene, comunque adesso uscirà live action che seguirà molto di più la leggenda rispetto al cartone e scopriremo. Uscirà a marzo 2020, giusto perché lo sappiamo. Il film invece del 98 è in assoluto uno dei miei Disney preferiti, femminista over 9000. Una cosa che mi sconcerta è che i personaggi sono perfettamente equilibrati. Tanto è forte Mulan come donna, tanto è forte Shan Yu come cattivo, Li Shang come coppia della protagonista. Il trio di soldati e Mushu sono divertenti allo stesso livello in cui Mulan è forte, quindi è tutto perfettamente equilibrato, non c'è un personaggio che sovrasta gli altri al punto da concentrare l'attenzione solo su di lui. Anzi, in alcune scene a Mulan non diamo la stessa importanza magari che diamo a un altro personaggio. Ogni personaggio ha il suo momento clou, dati soprattutto dalle canzoni, che a proposito fanno parte di una colonna sonora a dir poco mozzafiato. Non so se si capisce tanto, ma ripeto, è uno dei miei Disney preferiti, quindi mi sento un po' di parte, ma non abbastanza di parte da non fare un profilo psicologico anche alla cara Mulan, perché come avevo detto nei video di Cartoon Joe, l'avevo lasciata indietro in quanto non principessa, ma dato che abbiamo parlato di questo romanzo incentrato su di lei, perché no? Quale problema psicologico affligge la cara Mulan? Non è che ha un problema, secondo me lei comunque è una donna forte, indipendente, ma per dimostrare a se stessa di valere qualcosa pensa che l'unico modo sia di superare degli ostacoli, di superare dei limiti. Questo è un circolo vizioso che la porterà e porterà chi è come lei a non avere mai dei limiti veri e propri, perché data la determinazione e le capacità si riuscirà sempre a superarli, e l'obiettivo sarà sempre più forte della paura di non riuscire a superarli, questi ostacoli. Di conseguenza sì, ci sta una vita in continua sfida con se stessi, va benissimo, è super stimolante, ma ogni tanto secondo me bisogna darsi degli obiettivi un po' più modesti in modo da goderseli. Non è solamente arrivare all'obiettivo stesso, ma anche
anche goderne, fare in modo che diventi importante per noi. Se avete letto qualche altro libro di A Twisted Tale, fatemelo sapere sempre qua sotto. E se c'è qualche libro che avete già visto su questo canale ma che io non ho recensito e vorreste che recensissi, fatemelo sapere sempre, indovinate un po', qua sotto nei commenti, dove lo spazio è tutto vostro, sentitevi liberi di esprimere voi stessi al limite della decenza. Noi ci rivediamo con le books review il secondo e il quarto lunedì del mese. Il primo di febbraio ci vediamo con la wrap up e TBR del mese di gennaio e febbraio. Mi raccomando, seguitemi sui vari social, su Instagram, su Facebook, contattatemi, sostenetemi, se volete una collaborazione trovate qua sotto anche il mio indirizzo email. Ci vediamo al prossimo video, ciao!